understand, inter esse verbum logos. Ma quanta fatica, cari amici, quanta fatica per scrivere quest'opera mastodontica, cari. E nel 1980 io mi misi a studiare l'inglese da solo, capito? Questa era una delle migliori case editrici per la scuola e per l'università, tant'è vero che poi quest'opera, che è uscita nel 1990, io ho cominciato a studiare la lingua inglese da autodidatta da solo nel 1980. Poi proprio la casa editrice Armando mi disse di scrivere quest'opera e io la scrissi, fu adottata dai professori delle scuole medie superiori e fu adottata anche nelle facoltà universitarie e linguistiche. Ma che fatica, cari amici, che fatica, perché ai miei tempi, io sono nato il 7 febbraio 1940, ai miei tempi il popolo, se il popolo, i figli del popolo, se arriva del popolino, i figli del popolo sovrano arrivavano a studiare nella scuola media superiore, non c'era mica l'inglese, c'era il francese, il popolino studiava francese. I ricchi no, i ricchi l'hanno sempre studiato l'inglese, perché l'inglese era già lingua internazionale ai tempi di Giacomo Leopardi, già con la sconfitta di Napoleone, ma ancora prima con la guerra dei 7 anni, 1756-1763, con la guerra dei 7 anni e poi con la sconfitta di Napoleone. E il Regno Unito era diventato il più grande impero mondiale. Ne parlava Giacomo Leopardi di queste cose, ne parlava. Beh, i ricchi l'hanno sempre studiato l'inglese dal 1800-1850 in poi, i ricchi. Il popolo sovrano invece ha sempre studiato il francese, chissà perché. Beh, insomma, io ho dovuto studiare l'inglese da autodidatta e poi sono riuscito a pubblicare questa opera ponderosa, quest'opera ponderosa, dove dimostro tra l'altro anche che l'inglese non è di totale derivazione germanica, ma l'inglese è una lingua di paritetica derivazione dal germanico e dal latino, neolatino. Franco-normanno della Normandia, vabbè, qua dovremmo entrare nel campo della storia, eh. Comunque è così. Beh, e adesso qua mi soffermo su questa parola understand. Pensate, lo diceva Giacomo Leopardi nelle sue operette, lo diceva Giacomo Leopardi, che la lingua inglese è una lingua del tutto pragmatica, e per cui la mia storia della filosofia, io quando sono arrivato all'empirismo inglese, il Locke, il Berkeley, lo Hume, ho detto: non si sa se sia stato il pragmatismo del popolo inglese a generare la filosofia empiristica o se sia stata la filosofia empiristica a orientare il popolo inglese verso il pragmatismo. E di estrema pragmaticità l'inglese. Pensate, understand, vuol dire stare sotto. Stare sotto. Understand vuol dire capire, comprendere, intendere. E loro, gli inglesi, per dirti hai capito, ti dicono: ci sei andato sotto? Do you understand? Fate voi capimento? Cioè, sei andato sotto al nocciolo della questione, alla radice. E nel mondo latino c'è inter esse, essere dentro, inter esse, essere dentro alle questioni. E arriviamo alla questione del verbum e poi del logos.
Anche di queste cose ho parlato, verbum, parola a parola. E il Vangelo del più colto dei quattro evangelisti, il Vangelo di San Giovanni Evangelista, comincia così: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Cioè, all'inizio, verbo, verbum, parola, come se potevano tradurre anche usando tutta una terminologia popolare. In principio c'era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. C'è un collegamento tra il nostro parlare e la divinità. Ma ancora più bella la questione se andiamo a logos, logos, perché nella lingua greca la parola logos è qualcosa di meraviglioso, perché logos in greco significa sia parola che ragionamento. Infatti, Giovanni l'Evangelista, lui il Vangelo lo scrisse in greco perché erano istruiti, mica erano come me che sono figlio del popolo. In greco, infatti, iniziava così: in principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, e il Logos era Dio. Logos vuol dire sia ragione che parola. Pensate che per gli stoici, Dio, ovvero la natura, ovvero Dio, veniva chiamata logos spermaticos, cioè la ragione, l'intelligenza spermatica che genera. Sperma, sapete che serve lo sperma, no? Ecco, cari amici, alcune considerazioni su questa mia opera che è stata utilizzata anche nelle università, cari amici. Io autodidatta, che ora non saprei neanche parlarlo l'inglese, perché poi ho dovuto tribolare per fare il preside di ruolo nei licei classici e scientifici, però conosco la struttura grammaticale, la costruzione della frase la conosco bene. Mi esprimo anche nel mio American Barbaric Language, che ha avuto tanto successo presso i ragazzi e le ragazze della California. Eccomi qua, cari amico, cari amici, eccomi qua, alcune considerazioni sulla pragmatica lingua inglese, che poi è diventata la lingua americana, anche se c'è qualche differenziazione tra l'inglese del Regno Unito e l'inglese degli States. Eccomi qua, è la nuova lingua imperiale, e la lingua imperiali nel periodo storico sono state prima l'aramaico, sì, la lingua aramaica dei Semiti era la lingua imperiale dell'impero persiano, l'aramaico, strano, vero? Poi come lingua imperiale abbiamo avuto il greco, poi come lingua imperiale abbiamo avuto il latino. Ai tempi di Galileo Galilei si parlava ancora in latino, gli scienziati. E adesso abbiamo la lingua inglese. Cari amici, ecco qua alcune considerazioni sul verbo, sul sostantivo understand, understanding. Do you understand my words? Yes, you do. A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.